Una bella scommessa che credo sia sotto gli occhi di tutti, abbiamo sicuramente vinto. Questa è l'ultima delle tre location, dopo il castello di Rocca Sinibalda, dopo il borgo di Antuni, che ha visto una partecipazione incredibile, sottolineo quella di partecipazione perché era una partecipazione complicata, perché al borgo di Antuni si sale soltanto a piedi in una salita tutt'altro che agevole. E stasera siamo qui a San Salvatore Maggiore, uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, questa abbazia straordinaria, immersa nel verde, sperduta un po' nel nulla. C'era bisogno di far conoscere questi tre siti e abbiamo cercato di farlo attraverso il linguaggio del teatro, della musica in alcuni casi, e i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo chiesto ai due gruppi teatrali, agli amici del Teatro Podra, cioè quelli del Teatro Jobel, e lo abbiamo fatto insieme facendo dei sopralluoghi, di non usare questi posti invadendoli con strutture, ma di plasmarsi ad essi. E anche questa sera stiamo vedendo come gli scenari dello spettacolo sono i luoghi stessi, quindi non ci sono palchi montati, non c'è nulla di tutto questo. E gli spettacoli non faranno altro che aggiungere suggestione ad un posto bellissimo, bellissimo come questo. Un'esperienza sicuramente da ripetere. Il pubblico che ci è venuto a trovare in tutte queste sere ovviamente è stata la conferma che la strada era quella giusta. Queste iniziative aiutano molto, anche perché riusciamo, grazie all'intervento della Fondazione, ad arrivare anche oltre quelli che sono i perimetri provinciali. Sono luoghi che hanno un pregio dal punto di vista ambientale e architettonico, e noi vorremmo anche restituirgli quello che è il valore storico-culturale, ed è per questo che siamo qua. Una sfida per tutti, sia per la Fondazione, sia per noi, sia per i sindaci, immagino. Nessuno poteva immaginare che venisse tanta gente. Stasera siamo qui, questa è un'antica abbazia, veramente antica, era collegata con Farfa, con l'abbazia di Farfa. Quando l'abbiamo vista, ognuno che viene qua, anche questa non è facile raggiungerla, però ognuno che viene qua sospira, e dice che bello, come il Ponte dei Sospiri a Venezia. Ringrazio tutti i colleghi, insomma, che hanno appoggiato questo progetto, che insomma, è abbastanza desueto, non era nulla di normale. Abbiamo fatto tutta la rassegna ritorno a San Giorgio, quella sì, volevo dire riprendere, no? Ricucire e stabilire un ponte con quello che è accaduto in anni passati, ma questa rassegna è completamente nuova nella metodologia, negli artisti, nei luoghi. L'abbazia viene fondata nel 735 da monaci di Farfa e quindi poi comunque finisce la sua funzione nel 1600 e da lì diventa seminario delle diocesi di Rieti e di Poggio Mirteto, poi l'abbandono, il degrado e la riscoperta da parte del comune. Questi possono essere i titoli principali di una storia che noi invitiamo a conoscere venendo qui e comunque anche attraverso moltissimi lavori anche di importanti pubblicazioni che sono disponibili e che quindi la rendono anche attraente, perché è un luogo, come è stato detto nel presentare questa iniziativa, da riscoprire.
progetto bellissimo, a nostro avviso, unanime il pensiero di tutto il gruppo Jobel, perché siamo stati al castello di Rocca Sinibalda, al Palazzo del Drago di Borgo Antuni, oggi siamo qui all'Abbazia di San Salvatore Maggiore a Concerviano, e sono dei luoghi straordinari, oserei dire magici, veramente, e aspettano proprio degli eventi dal vivo che li facciano rivivere e respirare nuovamente. Abbiamo avuto sempre molta partecipazione di pubblico, quindi è stato fatto veramente un bellissimo lavoro da parte della Fondazione Varrone, che ringraziamo di cuore, e ringraziamo anche il pubblico che è venuto sempre numeroso. A riscoprire questi luoghi per il loro passato, soprattutto il passato più interessante e poco conosciuto, che è il periodo medievale.